Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi video haul. Ho fatto una settimana fa shopping sul sito di BioVegan, come tutti quelli che mi seguono sui miei social sanno, perché comunque l'avevo detto sia nelle stories di Instagram, mi pare che ho messo anche qualche foto, però foto diciamo che non facevano capire che cosa avevo preso. E quindi eccomi qui a registrare questo video haul. Ho preso alcune cosine, soprattutto di make up, perché comunque sto cercando di rimpinzare il mio make up con prodotti bio o comunque il più bio possibile. E quindi cominciamo subito, così il video non dura troppo. Allora, comincerei con l'unico prodotto che non riguarda il make up e che ho preso sul sito, che è questo tonico. Eccolo qui. Tonico astringente per pelli grasse ed impure, dermopurificante e astringente alla salvia, rosmarino e amamelis. È della Anthos Cosmesi Naturale. Ho preso questo tonico perché appunto io ho una pelle mista grassa, con pori comunque dilatati in alcune zone, e a volte capita che mi viene qualche brufoletto, come è tipico di chi ha la pelle come la mia. E devo dire che lo sto provando da qualche giorno e mi sto trovando abbastanza bene. Saranno almeno, perché prima stavo finendo l'altro tonico di Yves Rocher, che ho appunto finito, quello che vi ho recensito tempo fa, della collaborazione con una ragazza che conosco e che mi ha inviato dei prodotti della Yves Rocher. Vi lascio il link nell'info box del video per chiunque volesse vederlo e non lo avesse visto. Comunque ho voluto provare questo tonico astringente al posto delle acque floreali che mi piace usare, come per esempio quelle alla rosa. Ho voluto provare qualcosa di più specifico per il mio tipo di pelle e devo dire che mi sto trovando molto bene, i miei pori si sono ridotti. Devo dire che è molto 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 buono questo tonico e lo consiglio a chi come me ha problemi di pelle grassa e pori dilatati. Magari più avanti, quando l'avrò provato ancora più a lungo, però lo recensirò meglio, comunque lo inserirò fra i top e i flop del mese. Passiamo ora ai prodotti di make up. Allora, iniziamo subito con questa palette della Benegos, eccola qua, che avete visto anche, mi pare che l'ho usata nell'ultimo make up tutorial che ho messo proprio ieri, quello della strega gotica per Halloween. Per chiunque volesse vederlo, lascio il link nell'info box. Oggi sono truccata con questa palette, interamente con questa, proprio ho usato tutti e quattro i colori di questa palettina della Benegos. Eccola, questo è il make up che ho realizzato con questa palette, non so se riuscite a vederlo. Un make up abbastanza leggero e tranquillo. Questa qua è la Natural 4 Eyeshadow Beautiful Eyes numero 001 della Benegos. Adesso ho tutte le palette della Benegos, che sono pochine, spero ne facciano di nuove. Vi faccio vedere gli swatch. Allora, abbiamo questo color tipo nocciola chiaro. Spero riusciate a vederli. Poi c'è questo viola scuro. Questo qua. Poi abbiamo questo marrone freddo. E infine questo color malva. Eccolo qua. Spero che riusciate a vedere gli swatch. Sono pigmentati ma non eccessivamente, diciamo che io preferisco gli ombretti un pochino più pigmentati di questi, però non sono comunque male, soprattutto questo colore qua, questo chiaro, questi due colori mi piacciono tantissimo, devo dire. Questi si vedono, questo si vede un po' di più perché ovviamente è scuro, quindi ci mancava pure che non si vedeva, però questo si vede molto poco, devo dire, quantomeno sulla mia pelle, questo qua, questo color malva che ho usato come ombretto di transizione sull'arcata sopraccigliare per realizzare questo trucco. Non si vede tantissimo, ecco, mi aspettavo che si vedesse un tantino di più, però tutto sommato comunque sono dei
begli ombretti per realizzare dei trucchi abbastanza naturali con questi due colori qua, questi due viola e questo colore qua chiaro, che comunque questo chiaro è bellissimo, mi piace un sacco perché si vede, è abbastanza pigmentato ed è molto luminoso. Comunque la volevo prendere perché l'avevo già presa in passato, però era la valette che comunque scadeva praticamente il mese dopo. Vabbè, in ogni caso l'ho ricomprata di nuovo perché volevo avere anche questi quattro colori. Dopodiché ho preso questo ombretto della Puro Bio, eccolo qua, che è quello giallo indiano. Vi faccio vedere lo swatch. È molto molto pigmentato. La Puro Bio è una marca che mi piace molto. Questo qua è il numero 18, è una marca che mi piace moltissimo, anche se è un pochino più costosa della Benecos, però ogni tanto ci concediamo anche qualcosa di più costoso, che questo qua è venuto, mi pare, 6,20 euro, era scontato se non sbaglio sul sito, a differenza magari degli ombretti della Benecos che li prendi anche a meno di 4 euro, ecco. Dopodiché abbiamo quest'altro ombrettino della Benecos. Eccolo qua, c'è quest'altro ombrettino della Benecos, questo è molto pigmentato, devo dire, questo mi piace molto, è un'ottima base per ombretti, c'era scritto anche sul sito che si può anche usare come base per ombretti. Questo qua è Natural Eyeshadow Matte Soft Vaniglia. L'ho già usato, se non sbaglio, sempre nel trucco della Strega Gotica, se non sbaglio l'ho usato come base, ora non mi ricordo. In ogni caso vi lascio il link nell'info box così che voi possiate vedere il mio ultimo make-up per Halloween. Anzi, ne approfitto per darti buon Halloween, anche se questo qui comunque, questo video lo metterò verso la fine della settimana, quindi Halloween sarà già passato. E niente, questo qua anche mi piace molto perché è molto pigmentato, a differenza di quegli ombretti viola dell'altra palette Benecos. Questo qua è molto molto pigmentato, bello. Infine ho preso questa cipria della Neve Cosmetic, cipria minerale translucent, vegetarian e vegan ingredient silica, 5 grammi. Speravo fosse un pochino più grande, però ho letto che comunque questa cipria dura anche un anno, e comunque io questa qua la voglio utilizzare solo ed esclusivamente per il baking che oggi ho fatto. Non so se riuscite a vedere la differenza, ovviamente la differenza tra il baking fatto con una cipria buona e con l'amido di mais si vede comunque la differenza. Oggi il mio baking che ho fatto più che altro qua è venuto, devo dire, perfetto rispetto a quello che ho fatto con l'amido di mais, che mi aveva lasciato troppo bianca. L'ho fatto leggero perché non sapevo come sarebbe venuto. Poi piano piano, magari poi vi farò un video della tecnica del baking fatta con questa cipria qua, che è la Cannes. C'era anche, mi pare, quella Hollywood, però leggendo, diciamo, le varie descrizioni e anche alcune delle recensioni che ci sono su BioVegan, ho puntato su questa qua e devo dire che è davvero davvero buona, perché lascia il contorno occhi molto molto liscio e soprattutto è molto naturale. Comunque ragazzi, questi sono i prodotti che ho preso su BioVegan, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete provato qualcuno di questi prodotti fatemelo sapere con un commento nell'info box, fatemi sapere se li avete provati, come vi siete trovati, se comunque, per esempio, per quanto riguarda la cipria che ho preso, se magari avete provato l'altra versione, quella Hollywood, e trovate che sia migliore sia come cipria che come... diciamo come cibo per fare baking, fatemelo sapere con un commento nell'info box. Io per ora mi sto trovando bene, però l'ho utilizzata per la prima volta oggi, ancora non l'avevo usata, comunque mi sono trovata molto molto bene. Ok ragazzi, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per non perdere gli altri video che metto, attivando la campanella in modo che vi arrivi una piccolissima notifica nel cellulare e nell'email che vi avvisa che ho messo un nuovo video. Ciao ciao e al prossimo video!